Bella raga, altra gita del corso di alpinismo avanzato, a sto giro dedicata all'alta quota. Meta è il Pizpalu per la cresta Kufner, che vi devo dire è una via che parla da sola, nel senso che chi già l'ha sentita nominare sa di cosa sto parlando, via che è sicuramente di grandissima soddisfazione e richiede anche un certo impegno non indifferente, a mio parere. Per l'occasione siamo andati a Pontresina il sabato, siamo saliti con la funivia, accampandoci con le tende circa verso l'uscita, di modo da dedicare la giornata di sabato a tutto ciò che era la parte di didattica, dedicando la domenica alla salita vera e propria. Guardalo qua, l'uomo immagine come al solito. Ma che uomo immagine, figa, guarda già come... Sì, ma l'hai srotolata male, si vede che non hai visto il mio video in cui spiegavo come srotolare le corde. Figa, il lusso. Anziché camminare sulla strada c'è il tapis roulant. Comunque cazzo, ogni cosa qui sembra il paese di Heidi. Bella la Svizzera. Sono arrivati. Andiamo a piazzare le tende. Qui si vedono gli speroni. Lo dice il press di quest'uscita. Siamo contento di essere arrivato. Qui finisco dritto, già lo so. Col borsone trolley davvero felice. Bernina. Oggi lo chef propone fusilli alla carbonara S lunga. Sei anche S lunga. Fanno schifo da vedere. Dai, mette la Knorr. Fusillo S lunga approvato. Giornata di domenica che inizia veramente presto, infatti alle 3:30 eravamo già in cammino alla luce delle frontali verso il ghiacciaio, che abbiamo anch'esso attaccato al buio, procedendo comunque sulla traccia abbastanza ben visibile e sulla neve che per fortuna, nonostante le temperature abbastanza alte, aveva rigelato nella notte. Giga Seracchi per arrivare all'attacco. Abbiamo quindi percorso tutto il tratto d'avvicinamento su un ghiacciaio, devo dire, non tormentatissimo, però neanche troppo facile. Nel senso che comunque certi ponti facevano un po' paura, erano dei crepi belli grossi, anche qualche seracco. Quindi diciamo che la chiave comunque è stata attenzione e velocità. Abbiamo il Piz Bernina, la Kufner e il Palù. Ghiacciaio del Morterash. Finalmente arrivati all'attacco della via, è stato il momento di togliere i ramponi e cambiare la modalità. Finalmente si iniziava a scalare. Si tratta di una via che per la gran parte non presenta difficoltà di roccia importantissime, siamo nell'ordine del secondo terzo grado, però bisogna comunque prestare molta attenzione perché richiede abilità a muoversi su quel tipo di terreno. Ovviamente non si può pensare di scalarla tutta a tiri come se si fosse su una via d'arrampicata qualsiasi, bensì bisogna avere dimestichezza con la conserva protetta o con la progressione a balze o anche in simultanea, poi lì dipende dalle condizioni della via, di chi anche la affronta e via dicendo. Sì, sta ripresa, sembra uno tosto. Stai riprendendo? Sì, sì. Marco Diaz, mi raccomando, mettimi il meno riconoscibile possibile. Perché stiamo facendo delle cose, come dire, al limite. Yeah.
chiaro. Oh caravà, mi raccomando gli incastri, eh! Passo Chiave si presenta come un torrione da superare, abbastanza ben protetto e anche azzerabile, difficoltà dell'ordine del quarto grado, quarto più. Io ho seguito il percorso che ha fatto Nico, che mi ha fatto fare un dietro abbastanza sketchy, devo dire, però vabbè, ero da due, quindi easy. Non ti ho ancora visto ragliare oggi, figa. Ciao mamma, anche oggi sono nel video di Cerio. Sì, sti tirando il chiodo. Sì, sì, ho tirato tutto. Arrivati quasi verso la fine della parte rocciosa abbiamo ricalzato i ramponi perché iniziava a essere particolarmente sporca, quindi era meglio procedere coi ramponi ai piedi. Come? Tanti dentro la punta. Ok.
A conclusione della cresta non rimane che un bel pendio nevoso in cui è assolutamente vietato scivolare, pendenze esigue, siamo attorno ai 40-45 gradi, quindi beh, neanche troppo poco, che culmina con una meringa da superare, piccolina, però anche quella al suo facile, si arriva in cima al Palù Orientale. Ultimo tratto di cresta. Patagonica, Ale. Bella bagai! Grandi! Bravi! Un surfone! Bella raga, salutate! Bella raga, bella brasa! È un video? Sì, è un video! Bella raga! Grandi! Dal Palù! Da qui la discesa è per la via normale e bisogna porvi circa il doppio dell'attenzione stata posta nell'avvicinamento, visto che le temperature avranno sicuramente contribuito a smollare alcuni ponti, quindi bisogna stare molto molto attenti. Comunque devo dire che è un ambiente eccezionale, forse il suo fascino sta anche nel fatto che se crolla un seracco sei secco. Ok, vai giù. Cadeva dentro al crepo, non era un problema perché era comodo da recuperare. Cazzo, enorme sta cosa, bellissima. Guarda i vari strati di deposizione del ghiacciaio che poi fa le pieghe. Che spettacolo anche qua. Occhio, tesa. State alti qui. Forse il suo fascino è dato anche dalla pericolosità dell'ambiente, però secondo me è un ambiente veramente, veramente eccezionale. Nulla, anche per questa volta è tutto. Questo è ciò che è stata la nostra salita al Palù per la cresta Kufner. Io spero che abbiate gradito le immagini. Come sempre vi invito a condividere il video con i vostri amici, lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati ogni qualvolta caricherò un nuovo video. Vi invito a seguirmi sui miei canali social se volete rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, vedere in anteprima qualcosina. E nulla, se proprio decideste di andare a ripetere questa via, mi raccomando, valutate bene le vostre capacità, perché la ritirata sulla via è molto difficile e le condizioni influiscono veramente tanto sulla via. Non è una via facile, non è una via per principianti. Nulla, dopo avervi dimorito, bella raga, ci vediamo alla prossima.